Il punto di partenza per questo progetto è stata la relazione tra arte e maternità. Ho letto questo libro che mi ha interessato molto, La madre di Zerman, in cui rifletteva sul ruolo della donna e la sua creatività. Sembra un paradosso, ma c'è questa idea che la donna, proprio perché madre, può riprodurre e non produrre. Ovviamente come prima donna a capo di una casa come Dior, ma anche come madre. Questo elemento è per me molto importante. L'idea di studiare su questo tipo di referenti è stata anche quella di vedere come invece nell'antichità la donna viene presentata come una figura quasi divina, con una sua forza, ma questa divinità non è legata esclusivamente alla maternità, ha vari aspetti, per cui anche nella collezione ho cercato di portare questi elementi che sono ben visibili in divinità come Atina, Atene. Mi ha portato necessariamente a inserire il peplo, perché in qualche modo è un abito che è costruito sul corpo della donna, e ancor di più in couture. Quindi gli abiti della collezione sono costruiti da pezzi interi di tessuto, si annodano o fanno trecce, diventano bretelle, si chiudono, ma sono in realtà dei unici pezzi. E allo stesso tempo ho scelto una palette ispirata a quest'idea di divinità, inserire come colore l'oro insieme a una palette di colori che riprende comunque il millefiori. E il millefiori è un elemento anche molto importante. Dal mio punto di vista è legato alla storia di Dior, perché mi ricorda molto il Miss Dior. Per me è molto importante poter condividere questo mio viaggio in Dior e promuovere le donne in diversi campi, per cui ho trovato anche molto interessante coinvolgere in questo progetto Judy Chicago, che è la più importante artista del secondo movimento femminista, che si è molto adoperata per promuovere l'aspetto delle donne nell'arte. Le domande di Judy esposte nella sua opera sono molto importanti. Ovviamente la più importante è se le donne avessero più potere. Io credo che sarebbe una visione più collettiva, più di condivisione, più di sorellanza, o almeno è quello che io vorrei.